nave spaziale cade preda di una razza aliena mostruosa che uccide e infetta l'equipaggio. Il nostro compito sarà quello di esplorare questo luogo tremendo, da soli o in cooperativa con un amico, per venire a capo della situazione. Dispatcher sta raccogliendo ottime recensioni su Steam, soprattutto per quanto riguarda l'atmosfera ansiogena e l'elevata difficoltà. Minimetro è un titolo che ho provato qualche tempo fa ed ora, nella sua versione completa, conferma la sua qualità. Un gioco rapido fatto di decisioni veloci e di cambiamenti istantanei. All'interno di 12 vere città dovremo disegnare e gestire delle linee della metropolitana, considerando il traffico di passeggeri che sarà sempre più grande con l'aumentare della superficie territoriale da coprire, le coincidenze, le destinazioni, il numero di treni a disposizione. Un gioco fatto per stimolare il vostro ingegno nel giro di pochissimi secondi. Avete sempre sognato un gioco in stile Hotline Miami con ambientazione western? Bene, il vostro sogno è diventato realtà grazie ad Ink Stains Games e ad il loro nuovo titolo 12 is Better than 6. Il nome ovviamente si rifà al numero di colpi che i vostri revolver avranno a disposizione. Il gioco punta tutto sulla velocità dell'azione, sui riflessi del giocatore che dovrà prima caricare il cane della pistola per poi esplodere il colpo, proprio come nel vero west. Tutta questa azione può avere diversi approcci. Gli sviluppatori assicurano che è possibile completare quasi tutto il gioco in modalità stealth. Direi che non si può fare altro che provarlo. Pink Heaven, seguito di Pink Hour, funge da demo di Kero Blaster. Si tratta di un platform vecchio stile sviluppato dagli stessi che ci hanno portato Cave Story. Il gioco è breve, ma vi richiederà la solita miscela di timing perfetto e coordinazione per superare diversi livelli ed arrivare fino alla fine. Battuto il gioco la prima volta, sbloccherete la modalità hard con la quale cimentarvi seriamente. Il gioco è gratuito, quindi buttatevici. Un gioco ancora in accesso anticipato, sviluppato dagli stessi di Magisite, che in realtà ne rappresenta il seguito diretto, visto la similarità nel gameplay. Roguelands è un action RPG prevalentemente multiplayer, nel quale voi e i vostri amici dovrete combattere in una moltitudine di pianeti creati proceduralmente per raccogliere le risorse sufficienti per salvare il vostro pianeta dalla guerra galattica. Potrete sbizzarrirvi con una grande varietà di equipaggiamento, loot, crafting, senza però rimanere troppo affezionati ai vostri personaggi, vista la presenza del Permadeath.